Cioè, davvero? Quello è quello che fa, ragazzi. Mamma mia, tanta roba. No, vabbè, raga, ma è impossibile. Ma che cacco. Ciao a tutti, eccoli. Benvenuti in questo nuovo video. Sono Mushix e siamo su Clash Royale. Finalmente hanno finito questo benedettissimo aggiornamento. Che c'è, in realtà non so cosa abbiano aggiornato. Forse hanno solo bilanciato, fatto robe di questo tipo, eliminato qualche bug. Non lo so, sono solo mie supposizioni. Perché ragazzi, oggi siamo qui per un nuovo evento. Come vedete non ci ho neppure ancora cliccato sopra. Vi assicuro oltretutto che non mi sono spoilerato assolutamente nulla. Non ho visto nessun video, non ho visto nessuna immagine, non ho visto niente di niente. Di conseguenza questa sarà a tutti gli effetti una reaction live, cioè io per la prima volta vedrò e proverò quello che credo si chiami il barile d'ossa. Di conseguenza raggiungiamo per questo video, mi verrebbe da dire, i 666 like, perché oggi è oltretutto Halloween, però non lo faccio per una questione scaramantica, di conseguenza dico gli 866 like. Quindi dai raga, sotto con quei pollicioni, e già che ci siete lasciate anche hashtag reaction e ovviamente la condivisione per essere salutati in un mio prossimo video. Quindi senza perdere minimamente altro tempo, andiamo subito a vedere questa nuova carta. Ok, non ce ne frega niente della sfida, così un'iscrizione gratuita, sfida strategica di Halloween. E poi ragazzi, scrivetemi qui sotto nei commenti una cosa che non ho mai capito. La seconda è, si legge oppure no? Cioè è Halloween o Halloween? La risposta potrebbe cambiarmi radicalmente la vita, oppure no? Ah, questo qui è il barile d'ossa. In effetti, sì, l'avevo in effetti già visto, solo che non sapevo fosse effettivamente lui. Ok, ci sta. Cavolo, ogni vittoria ci danno qualcosa? No, che stile, sono tutti quanti scheletrini. Ci sono tutte le carte a tema scheletri, ragazzi. Che figata, che figata. Mi piace questa idea, brava Supercell. Però hanno riportato il tutto al vecchio. Perdi 3 volte e vai a casa. Di conseguenza entriamo subito in questa sfida a tema Halloween. Ovviamente barile d'ossa, cioè ci sta proprio scheletri, Halloween, tutto così, insomma. Il problema è che io non so se una truppa che comunque, cioè sì, vola, c'era un coso che volava, quindi credo sia una cosa aerea, però il domatore è un must have. In questi casi, ragazzi, in queste sfide, io opto sempre per prendere la carta a tema, perché secondo me si è avvantaggiati. No, va massimo fino alla metà campo, ok, quindi è qualcosa, non so se spa una... Perché barile d'ossa? Forse si rompe? Non so come funziona. Vado da dietro con il barile d'ossa. Non so se è una carta che contrasta le truppe aeree o che cavolo combina, ragazzi. Davvero non ne ho la più pallida idea. Ok, il barile d'ossa continua imperterrito la sua avanzata. Non se ne frega assolutamente nulla. Oh! Ma cavolo, quanti scheletrini! Buono, ragazzi, buono. Ne spawna tantissimi di scheletrini, cavolo. Ci sta, mi piace, ragazzi, mi piace. Spawna tipo roba come 10 scheletrini. È una figata pazzesca. Quella fornace cade e forse anche un hit alla torre. Sì, ragazzi, anche un hit a quella torre, tanta roba. Vado con il barile qui avanti. Dai, dai, ok. Ok, un sacco di scheletrini vanno verso la torre e fanno comunque un po' di danni. In effetti molto, molto, molto pochi. Però ragazzi, noi non ci perdiamo mai d'animo. Eccolo qui, eccolo qui. Lui che va subito con questa sua tecnica. Fulmine ovviamente, fulmine da questa parte, che butta giù un po' tutto quanto. Pallettine di fuoco, troppi danni sulla nostra torre. Abbiamo perso la torre, io sono un pirla. Ok, la prima battaglia l'abbiamo effettivamente persa, ragazzi. Ma dovevamo capire come funziona. Stavo pure cadendo, porca miseria. Stavo dicendo, dovevamo capire come funziona sto barile. Ora che l'abbiamo capito, tentiamo di fare qualcosa di meglio. Oltretutto io lanciavo il barile pensando che attaccasse, ma invece no, va direttamente contro le torri. Quindi torri e difese, suppongo. Non so se abbiamo o non abbiamo il barile d'ossa, quindi vediamo un pochettino come sarà contrastarlo. Ok, stregone elettrico da dietro al golem. Vediamo lui cosa ci combina. Va bene, va bene. Ottima mossa, ottima. Bene, per un bene, ma non benissimo in pratica. Quanti danni! Quanti danni su quella torre! Forse cade, ragazzi. Forse cade addirittura la torre, probabilmente. Sì, ragazzi, è caduta la torre. Tanta roba. Io vado subito anche con un altro boscaiolo, perché tanto così si infuria il boscaiolo e si fanno ancora più danni. Guardate quanti danni quel boscaiolo a livello 2 infuriato. Mamma mia, mamma mia, ragazzi. Guardate quel livello 2, mamma mia, tanta roba. Ok, il barile d'ossa è un po' un barile di merda al momento, perché non lo vedo molto utile, se devo essere sincero. Nel frattempo tanta roba, tanta roba, perché quella torre arriva a 800 vita più o meno.
e lui secondo me sa che io ho anche il razzo, cioè lui lo sa, se lo ricorda, ragazzi, lui se lo ricorda, lui è memory di avermi dato anche il razzo, e quindi vado anche con il razzo, che forse involontariamente ho beccato anche la torre bombardiera. No, non l'ho beccata, ma va bene lo stesso. Eccolo qui il razzo che sta per arrivare. Attenzione, il piccolo Goblin cerbottaniere che tenta di buttare giù la torre, ma per 28 di vita ci butto comunque anche il razzo. Tanta roba, ragazzi. Quando avevamo noi il barile abbiamo perso, quando l'avevamo contro abbiamo vinto. Dai, dobbiamo un po' rifarci. Che è di nuovo? Ma che, siete seri? Siete seri di nuovo? E dai, drop. Ci prendiamo i primi 50 scheletrini di questa sfida, va bene, continuiamo. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare, ragazzi. Purtroppo abbiamo tutte quante carte che vanno contro le difese, e questo è un grande male. Cioè, ragazzi, io per attaccare effettivamente non c'ho quasi nulla. Ok, vado con il barile d'ossa, ma davvero poca roba. Cioè, non c'ho davvero nulla per contrastare le sue truppe. Infatti, abbiamo già perso anche la torre. Vabbè, almeno una corona ce la portiamo a casa. Ma, ragazzi, era impossibile come partita, perché avevo solo una principessa misera e un goblin cerbottaniere. Cioè, quindi proprio lo schifo. Ma torniamo di nuovo. Va bene, prima ho preso il barile goblin. Questa volta prendo il bandito, ragazzi, con la sua carica vediamo cosa riesce a fare. Tutto è anche mascherato, quindi per oggi ci sta benissimo. Aspettiamo la mossa del caro Seppa. Seppa con l'acqua, i due puntini sopra. Ok, Seppa sembra un po' morto, di conseguenza vado io con i goblin lancieri. Almeno lo facciamo un po' svegliare a sta partita, perché sennò non si combina nulla. Va bene, possiamo vedere cosa fa il barile d'ossa appena arriva a destinazione. Ah, ragazzi, c'è nulla. Cioè, il barile d'ossa nulla. Cioè, proprio cade inesorabile sulla torre. E va bene. Che dobbiamo fare, ragazzi? Volevamo vedere cosa faceva il barile d'ossa e l'abbiamo effettivamente visto. Cioè, arriva, si autodistrugge e genera scheletrini. Quindi o viene distrutto dai nemici o si autodistrugge sopra ciò che appunto aveva bersagliato. Quello è quello che fa, ragazzi. Comunque, tre corone che non ci fanno mai male. Una bellissima orda di scheletri. E noi andiamo avanti. Ok, mi devo conservare le carte di terra per il suo bombarolo gigante. Strega notturna dalle retrovie. Lui sta per buttare sicuramente lo scheletrone gigante. Io già lo so. Ma vado anche con questa combo con il barile dei goblin. Ok, va bene, ci sta, perché adesso arriva a destinazione il barile d'ossa e fa un sacco di danni. Vado anche con il razzo, ragazzi, perché dovrebbe fare un sacco di danni. Abbiamo perso, ma è possibile che porta sfiga il barile d'ossa? Cioè, davvero? Il barile d'ossa porta sfiga come la merda. Andiamo con il draghetto, va, mi sa che è meglio. Vado anche con la strega notturna, non si sa mai. E ragazzi, il problema è sempre più o meno... vabbè, ciaone proprio. Vabbè, barile goblin per forza di cose da questa parte. Vabbè, che ragazzi, che vi devo dire? E che vi devo dire, ragazzi? Poi sai, il Goblin Cerbottaniere che è tipo l'Armageddon, l'arma finale di distruzione di massa contro ste robe. Vado con il razzo, almeno così butto giù sta cavolo di torre. Ok, che fa comunque qualcosa. Pure il peccone c'ha? No, vabbè, raga, ma è impossibile. Ma che cavolo gli hanno dato? Cioè, gli hanno dato gli steroidi al mio avversario. E dai, cioè, guardate. Qualcuno mi spiega come cavolo dovevo fare? Tentiamo di andare full scheletrini. Senza senso, ragazzi, adesso la scelta. Tutto ciò che è un po' più scheletrico. Secondo me lo strego elettrico è più scheletrico. Senza senso. Scheletrini. Guardie, ok, ovviamente il barile d'ossa che sono altri scheletri. Ragazzi, siamo full scheletri. Siamo a tema Halloween. E anche il barile d'ossa. Le guardie che difendono il mini pack. Il mini pack che arriva a torre, sì. Ha detto anche Elite, il fantastico mini pack. Strego elettrico, sì, ok, l'ha beccato lo strego elettrico. Quello lì non ci dovrebbe arrivare a torre. E io andrei anche con una bella cimitero che dovrebbe spawnare il primo scheletrino prima degli arcieri. Va bene, top ragazzi, top. Gli arcieri adesso faranno un sacco di danni. Sta per buttare di nuovo il domatore. Dovrebbe essere abbastanza scontato. Ma vado subito con le mini pecca da questa parte, che fa fuori quella merdaccia. Pure no, purtroppo ci arriva per colpa. Sì, pure due hit da addirittura. Vado con delle frecce predittive, anche se comunque servono a ben poco. 1 minuto e 16 per questo deck total scheletrini, total Halloween. Qui il barile d'ossa, qui ho sbagliato perché comunque... Ok, dovevo tentare di fare danni su quella torre.
Male, male ragazzi, male male, male male purtroppo. Il Briados arriva ma fa davvero pochi danni e quindi nulla. Quindi ci attacchiamo a sto tram. Tentiamo di non perdere all'ultimo ragazzi come dei polli. E guardi, dobbiamo difendere a tutti i costi quel mini Pekka che però schiatta inesorabilmente. Che palle ragazzi, che palle. Ok, ok, Briados, cimitero, le guardie, tutti gli scheletrini contro quella torre adesso. È il momento di attaccare con full scheletrini. Ecco, il tronco invece rovina tutto. Il cavolo di tronco. Di nuovo la cimitero. Da questa parte gli arcieri che comunque fanno un po' di danno. Le guardie da quest'altra parte. Vediamo la cimitero da sola che cosa riesce a combinare. Davvero ben poco a quanto pare. Ok, ok, però pian piano, zitti zitti, buttano giù la torre. Le scheletrini tutti quanti con i suoi coltellini. E in realtà ho fatto quest'altra partita per avere la possibilità di aprire anche il baule della corona qui nel video. Quindi 617 di oro, ci stanno 4 gemme. Sono aumentate le gemme, attenzione, prima erano massimo 3, adesso sono già 4, mamma mia, tanti. 31 mortai, ancora 40 frecce e infine 8-3 moschettieri. Un po' una merda, ma va bene. Fatemi ovviamente sapere la vostra sul barile d'ossa qui sotto nei commenti. E a questo punto non mi resta che andare a salutare alcuni tra quelli che hanno scritto correttamente l'hashtag e condiviso il video di ieri. Di conseguenza, ciao Ozan Sikakbei, ciao Ludo14, ed infine l'ultimo estratto è Ender Fabi. Di conseguenza, ciao Fabi. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel like, ma soprattutto iscrivetevi al canale, questo è tanto, ma tanto altro ancora. Noi ci vediamo magari nel prossimo video. Ciao!